Quando è che non ha senso assolutamente promuovere i tuoi video su YouTube? Te ne parlo nel video di oggi. Ciao, sono Paolo e nel video di oggi parliamo di promozione di video su YouTube utilizzando chiaramente Google Ads. Se non sai a cosa mi sto riferendo, vai a vedere altri miei video che ho fatto in passato, però detta proprio in maniera molto molto veloce, si tratta di una tecnica, una strategia che ci permette di aumentare la visibilità dei nostri video utilizzando la piattaforma Google Ads. Google, avendo acquisito YouTube anni e anni fa, come sicuramente saprai, ci dà la possibilità di fare advertising appunto su YouTube attraverso la sua piattaforma chiamata Google Ads. Ciò significa che possiamo prendere i nostri video che sono già caricati all'interno del nostro canale YouTube e possiamo promuoverli attraverso appunto queste campagne. È un tema che può diventare abbastanza complicato. Se vuoi sapere di più, ho realizzato anche un corso, trovi il link qui sotto in descrizione, in cui vado nel dettaglio appunto su come utilizzare questa piattaforma per fare advertising su YouTube e per promuovere i nostri video. Però detta ancora una volta, proprio in 30 secondi, si tratta appunto di prendere i nostri video già caricati, si tratta di decidere un budget che può essere totale, ad esempio 100 euro, 500 euro, 1000 euro, quello che è, oppure giornaliero. Si tratta di scegliere un targeting, cioè di fronte a quali persone vogliamo mostrare i nostri video. Poi ci sono tutta una serie di altre impostazioni in cui non andrò nel dettaglio in questo specifico video. E poi, una volta che l'annuncio viene approvato, inizia a girare. Ciò significa che il nostro video che abbiamo realizzato all'interno del nostro canale inizierà a girare in due modi: nella maniera organica, come farebbe normalmente, semplicemente caricandolo su YouTube, e a pagamento attraverso queste campagne. Quindi, fatta questa premessa, perché in questo video ho deciso di parlare dei motivi per cui non fare queste campagne? Perché parlando con clienti e potenziali clienti mi sono accorto che ci sono situazioni in cui è meglio stare fermi, e ci sono situazioni in cui facendo queste campagne in realtà si vanno solo a bruciare dei soldi. Quindi andiamola a vedere un attimo insieme. La prima situazione in cui è meglio stare fermi e non spendere soldi è quando abbiamo dei video che ancora non hanno dimostrato di essere apprezzati da un pubblico specifico. Troppe volte ho visto persone realizzare dei contenuti un po' buttati lì, ok, per usare un eufemismo e per non dire cose peggiori, e dopodiché provare a spingere questi video tramite l'advertising. Ecco, questa è una cosa assolutamente da non fare, da evitare, se non vuoi chiaramente bruciare dei soldi, perché se hai un budget elevatissimo, non hai problemi a spendere soldi, allora puoi tranquillamente farlo, anche se sinceramente non lo consiglierei a nessuno. Però ecco, visto che non ho mai conosciuto persone in questa situazione, darò per scontato che tu sia come me, come tutte le altre persone con cui ho parlato, e che quindi giustamente tu stia attento a dove investi i tuoi soldi per la promozione su YouTube. Gli inglesi hanno una frase piuttosto carina che dice "to put lipstick on a pig", cioè mettere il rossetto a un maiale. La utilizzano come metafora per descrivere quando in situazioni terribili o disastrose alcune persone cercano di fare delle azioni, ma sono azioni che non porteranno alcun miglioramento appunto alla situazione attuale. Quindi questo è un po' il concetto quando appunto persone mi contattano e mi dicono "voglio promuovere il mio video", e poi si va a vedere il video, si va a vedere il canale e si capisce che non c'è molta speranza. Non è che facendo campagne su Google Ads questo canale possa esplodere. La morale è che prima di iniziare ad investire in campagne di questo tipo dobbiamo avere la prova di avere un concetto, ok, un concetto di canale, di video, di format, eccetera, che viene apprezzato dalle persone. Questo lo si fa avendo già un minimo di storico, ad esempio, quindi ho già caricato 20 video e le persone iniziano ad apprezzarli, o magari avendo chiesto feedback in giro, avendo monitorato un po' come si comportano le persone quando guardano i nostri video. Quando abbiamo più o meno la certezza, perché poi chiaramente la certezza al 100% non c'è mai, ma quando abbiamo un buon feeling che le cose possano funzionare, allora aggiungere questo boost attraverso le campagne può essere una cosa sicuramente che ci aiuta ad accelerare la crescita del canale. In alternativa, si torna al discorso di prima, è un po' come dare del gas a una macchina che ha un motore rotto. Sinceramente non si può sperare di andare troppo in là. La seconda situazione in cui io consiglio di stare fermi è quando non si hanno le giuste competenze. Ne ho già parlato anche in altri video, ma lo ripeto anche qua perché è una cosa assolutamente importante. Se non sai cosa stai facendo, sicuramente andrai a buttare dei soldi. Quindi il mio consiglio è fermati, aspetta e prima acquisisci le competenze. La piattaforma di Google Ads può spaventare tante persone la prima volta che viene aperta. Quando faccio le sessioni one to one con i miei clienti, vedo spesso che cerco di guidarli, ma spesso fanno fatica a trovare le varie impostazioni, ci mettono un po' e
questo è sintomo del fatto che stanno ancora imparando. Per fortuna, il 99% delle volte in quelle situazioni queste persone non hanno ancora investito tanti soldi all'interno di queste campagne, magari hanno messo qualcosina per provare, ma non hanno ancora fatto dei buchi, tra virgolette, non hanno ancora investito troppi soldi senza risultati. In altre situazioni però, per fortuna una netta minoranza, ho visto persone spendere dei soldi, qualche volta centinaia di euro, senza sapere esattamente cosa stavano facendo. E poi, andando a analizzare le campagne, notavamo delle cose veramente molto molto gravi che gli avevano fatto bruciare, ok, decine o centinaia di euro in queste campagne inutilmente. Quindi fammi un favore e fatti un favore e acquisisci le competenze prima di iniziare a fare questa tipologia di campagne, altrimenti è quasi certo, mi baso sulla mia esperienza, ti posso dire che è quasi certo che andrai a bruciare dei soldi. La terza situazione in cui è meglio stare fermi riguarda un po' più la mentalità. Cioè, ho notato in alcune situazioni, non in tutte per fortuna, che le persone che vogliono fare queste campagne hanno una sorta di ansia da prestazione, vogliono i risultati velocemente, li vogliono subito, e detta sinceramente non penso ci sia niente di male nel voler raggiungere i risultati il più velocemente possibile. Detto questo però non bisogna neanche andare all'estremo opposto e quindi volere tutto subito, tutto velocemente, magari anche tutto facile, e se le cose non arrivano allora mollare. Ecco, questo è l'estremo a cui non dovremmo mai andare se vogliamo avere risultati nel lungo periodo. Ricordiamoci che crescere su YouTube in generale è una strategia nel medio-lungo periodo, quindi le campagne ti possono aiutare ad accelerare il processo, però devi sempre vederlo come una cosa nel medio-lungo periodo. Se vuoi entrare su questa piattaforma e se vuoi iniziare a realizzare campagne con l'obiettivo di avere risultati nei prossimi 2 mesi, risultati, intendo risultati eclatanti, nei prossimi 2 mesi, e poi magari allentare la presa, mollare, o addirittura, se non dovessero arrivare nei prossimi 2 mesi, smettere del tutto, ecco, allora non fare niente, perché significa che ancora non hai, diciamo così, la mentalità giusta per riuscire a funzionare su questa piattaforma, e mi viene da dire anche su altre piattaforme in generale. La costanza, la capacità di pubblicare costantemente i contenuti, di cui ho già parlato ampiamente nel corso degli anni in altri contenuti, sono tutti aspetti fondamentali per riuscire ad avere risultati appunto nel mondo del digitale in generale. La mentalità del voglio tutto subito, lo voglio veloce con poco sforzo, ok, nel migliore dei casi ti porta a bruciare un po' di soldi puoi smettere, nel peggiore dei casi ho visto anche situazioni in cui porta a bruciare tanti più soldi e fare sicuramente molto molto più male. Quindi queste secondo me sono le 3 situazioni in cui devi stare assolutamente fermo con le tue campagne su YouTube. Se sei in una di queste 3 categorie o addirittura più di una, allora ti consiglio di prendere seriamente quello che ti ho detto in questo video, considerare il fatto di o non farle oppure aspettare e farle più avanti, magari quando hai le competenze, magari quando hai la mentalità un po' più adatta a lavorare su YouTube, o magari quando hai trovato dei video che hai notato appunto essere apprezzati dalle persone, quindi dici ok, adesso è il momento in cui posso spingerli un po' perché vedo che piacciono, quindi devo solo trovare altre persone simili ai già iscritti o che ha già visto i video per avere appunto una crescita più veloce. Bene, detto questo fammi sapere cosa ne pensi di questo video nei commenti qui sotto, spero che lo vedano tante più persone possibili, tante persone che magari si stanno avventurando nel mondo delle campagne su YouTube. Se per caso conosci qualcuno che lo sta facendo e è un po' alle prime armi, mandagli il link per questo video, così diciamo se lo può guardare e farsi un'idea, e magari, perché no, anche evitare di bruciare dei soldi se proprio sta facendo le cose nella maniera sbagliata. Come sempre ti ricordo anche di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, seguimi anche su Facebook e su Instagram e visita il mio sito paologrisenni.com. A presto, ciao!